Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento dei frati, per farvi una domanda. Quanti di voi si chiamano Pio o Pia per Padre Pio, oppure Francesco come il suo nome di battesimo? Beh, credo tanti, tantissimi tra i devoti di Padre Pio. Quanti hanno imposto questo nome ai propri figli per una grazia ricevuta, o per Padre Pio stesso, per la grande devozione per Padre Pio? Beh, immaginate quelli, tutti coloro, i figli spirituali in vita che venivano qui a San Giovanni Rotondo con la volontà di chiamare Pio, Pia, Francesco, Francesca, i propri figli. Beh, ce ne sono tantissimi di aneddoti, ne abbiamo presi solo pochi, ad esempio come quello del brigadiere di San Giovanni Rotondo, che un giorno venne qui da Padre Pio e disse: padre, mia moglie è incinta, che nome dobbiamo dare a nostro figlio, nostra figlia? Chiamalo Pio. E subito ribatté il brigadiere: ma se è femminuccia, come devo chiamarlo? Chiamalo Pio. E fu maschietto Pio. Poi dopo qualche anno di nuovo il brigadiere torna da Padre Pio e chiede: padre, mia moglie è incinta, come chiamiamo il secondo bambino, seconda bambina? Qual è il nome che proponete? Chiamalo Francesco. Ma padre, e se è femminuccia? Uomo di poca fede, chiamalo Francesco. Beh, il figlio si chiamò Francesco perché fu un maschietto, come ad esempio anche a Graziella Mandato, che andò a confessarsi da Padre Pio, era incinta, e chiese come doveva chiamare il figlio, o la figlia, e lui disse: sarà maschio e lo devi chiamare Pio Francesco. E così fu. Lo chiamò Pio Francesco e Graziella fu grata a Padre Pio perché lui gli propose proprio il nome del suo battesimo e anche quello di religione. Come pure anche la storia, che è un po' legata ai confratelli di Padre Pio, di Rosa Savino. Beh, si avvicinava la data per partorire ed erano forse qui, in convento, nell'orto, anche perché il marito era giardiniere. Tutti si sentivano in diritto di proporre svariati nomi. Beh, Padre Pio, che un po' era al centro di questa discussione, disse: Pio, lo chiameremo Pio. A quel punto fra Gerardo Natale disse: ma padre, hanno già una bambina che si chiama Pia, perché non lo chiamiamo Francesco? Insomma, era diventato un altro. E Padre Pio disse: Francesco, va bene per Francesco. Subito poi in coro, se è maschio, tutti quanti dissero: si chiamerà Francesco. E difatti Francesco nacque l'8 aprile del 1949, anzi, nacque fra Francesco.